Gesù ti ha scelto per testimoniarlo. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Luca 6, 12, 19. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Amen. Cari amici, oggi troviamo in questo capitolo sesto del Vangelo secondo Luca un momento davvero speciale, un momento forte in cui Gesù, prima di scegliere i propri 12 collaboratori, che noi chiamiamo apostoli, andò sul monte a pregare e trascorre tutta la notte pregando Dio. Vedete quanto è importante la chiamata che ciascuno di noi ha. L'essere cristiano non è qualcosa soltanto che abbiamo ricevuto per tradizione, ma è una scelta da parte di Dio di incontrarlo, di fare esperienza del suo amore e di essere suoi testimoni. Gesù sale sul monte a pregare. Potremmo domandarci come mai Gesù, che era Dio, sale sul monte, lui che sapeva tutto. Perché è salito sul monte a pregare, prima di chiamare i 12? Innanzitutto, perché Gesù, una volta avuto chiaro le idee riguardo a chi doveva chiamare, ha pregato per loro, ha interceduto per loro, affinché il loro cuore fosse stato come quello di Maria, aperto, pieno di grazia, con un sì, eccomi Signore, ti seguo. Avevo un altro progetto per la mia vita, ma io voglio seguire te. Avevo altre idee. Avevo pianificato un altro stile di vita, ma aderisco alla tua chiamata. Poche volte pensiamo che Dio ci ha chiamato per nome, così come ha chiamato Andrea, Simone, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo. Ha chiamato me per nome. E mi ha detto, Luca, seguimi. E non è, sappiate, una chiamata speciale, particolare. Io sono, prima di tutto, consacrato a Dio. Ho fatto i voti di povertà, verginità per il Regno dei Cieli e obbedienza. E poi ho ricevuto anche la chiamata come sacerdote a servire la Chiesa. Non si tratta soltanto, carissimi amici, di chiamate così particolari, di persone chiamate da Dio a lasciare tutto, ma oggi parliamo della chiamata ad essere cristiani, ad essere discepoli di Cristo. Noi spesso facciamo queste distinzioni, cristiani di serie A, B, C, D, ma Dio non lo fa. Dio non fa preferenze di persone. Il fatto che tu sia cristiano non dipende dai tuoi genitori,
dalla tradizione o di qualcosa dove tu sei stato dentro e ti sei ritrovato cristiano. Sappi oggi che è Gesù che è salito sul monte, ha pregato anche per te, perché tu potessi camminare con Lui, vivere con Lui. Quindi non solo alcune persone, chiamate forse in convento, in comunità, nel mondo, ma è per tutti i cristiani la chiamata di seguire Gesù, seguire il suo Vangelo, essere discepoli per primo, cioè ascoltatori del Maestro che parla ogni giorno con la sua parola, e soprattutto apostoli, perché Gesù ha dato il nome di apostoli. La nostra Chiesa è apostolica, significa che non stiamo sopra una sedia, sopra un divano, a dire, mangiando popcorn, io credo che tu esisti, oh Dio, credo che tu mi ami. Bello. No, il cristiano si alza dalla sedia dopo aver ascoltato le parole del Maestro Gesù e va nel mondo del lavoro, nel mondo della propria famiglia, con gli amici e testimonia che Gesù è il Signore, che Gesù è vivo, che Gesù è il Salvatore. Questo significa essere cristiani. Non significa rispettare un insieme di norme, di precetti. Rispettare i comandamenti. Essere cristiani significa essere testimoni del Cristo risorto, perché la gente cerca Gesù. Guardate i telegiornali. Quante notizie buone ci sono? Forse l'1%, forse. E tu, come cristiano, sei chiamato ad annunciare al 99% dei casi nella vita delle persone che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore, che Gesù ha la capacità di liberare, di guarire e di intervenire anche nei casi impossibili. Fratelli e sorelle, qui la gente andava da Gesù come folle per ascoltarlo, per essere guariti, cercavano di toccarlo perché da lui usciva una forza che guariva tutti. Noi spesso non crediamo a queste parole. Pensiamo che sono parole storiche, fatti storici, ormai oggi non accade più nulla. E così rimaniamo dei cristiani da poltrona. Ma Gesù oggi ci dice: vai, alzati, sii il mio apostolo, così come sei, nel tuo stato di vita. Annuncia con la tua bocca, con le tue parole, con i tuoi gesti, con il tuo stile di vita. Annuncia che Dio è vivo, che Cristo è risorto, che Cristo ha sconfitto la morte. E allora invochiamo lo Spirito Santo per essere questi discepoli scelti personalmente da Gesù per testimoniarlo nel mondo. Vieni, Spirito Santo, oggi porta la tua luce, portala nella mia vita. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te per avere dentro di noi, nel nostro cuore, un desiderio, un fuoco, un entusiasmo, zelo per la tua parola, per essere annunciatori gioiosi della notizia che tu ci ami, che tu sei morto per noi. Spirito Santo, vieni. Spirito Santo, tocca, plasma la nostra vita affinché sempre più possiamo essere tuoi discepoli, apostoli di Gesù Cristo. A te sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, prendiamo lo slogan di oggi, facciamolo nostro. Gesù ti ha scelto per testimoniarlo. Sei cristiano per annunciare a chi non lo è, che Dio è vivo, che Dio è misericordia e a Lui nulla è impossibile. Amen. Cari amici, oggi si conclude tutta questa stagione che abbiamo fatto di questo anno pastorale 2022-2023. Avremo, come ogni anno, un periodo di pausa che va da domani, 13 settembre, fino al 18 settembre. I commenti riprenderanno il 19 settembre.
potete continuare a seguirci sui nostri social, dove ogni giorno mettiamo l'immagine della parola e del Vangelo, e ci rivediamo per la prossima edizione 2023-2024, il giorno 19 settembre. Grazie per avermi accolto, grazie che seguite questi commenti, ma soprattutto il Signore Gesù. Buona giornata e arrivederci alla prossima settimana. Ciao! Carissimi amici, vi invitiamo al corso Preghiera Personale, un corso della nostra comunità dove vogliamo insegnarvi come stare alla presenza di Dio attraverso la Bibbia, il Vangelo, la Sua parola e sperimentare benefici, benedizioni per ciascuno di noi. Vi aspettiamo domenica 8 ottobre a Torino e domenica 5 novembre a Strona. Non mancare, iscriviti per fare questa meravigliosa esperienza. Ascoltate oggi la voce del Signore, ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza.